È al lavoro giorno e notte la direzione medica e sanitaria di Marche Nord per far fronte ai nuovi casi di contagio registrati all'interno del Santa Croce. Ieri mattina il direttore generale Maria Capalbo ha convocato una riunione straordinaria dell'unità di crisi per stabilire le procedure da attivare. Il problema, ci spiega il direttore del nosocomio, Edoardo Berselli, deriva dalla non certezza della diagnostica. Infatti tutti i pazienti, prima dell'accesso nel reparto di degenza, vengono screenati, ma in quel momento il virus può avere un una carica virale molto bassa o è in incubazione, il cosiddetto periodo finestra che va dai 3 ai 4 giorni. In realtà la nostra diagnostica è una diagnostica la più performante che c'è sul mercato, mi spiego, è quella più sensibile, però nonostante questo è, non è assolutamente affidabile al 100%. Noi siamo partiti con un piano pandemico già dal mese di luglio, prevedendo la seconda ondata, quindi in realtà abbiamo già da allora previsto tutta una serie di scenari dal meno grave al più grave con eh, degli interventi organizzativi incrementali. La riorganizzazione prevede il trasferimento dei pazienti positivi nelle strutture residenziali e nei reparti dedicati dell'ospedale di Pesaro, considerata l'attuale disponibilità di posti letto dovuta ai lavori in corso nella Palazzina F del San Salvatore. Invece, per isolare i degenti che rimangono a Fano, sono stati attivati posti letto Covid nei reparti di gastroenterologia ed ex medicina 3 al Padiglione C. Inoltre è stato attivato un reparto temporaneo per i pazienti grigi nell'ex medicina 1, ex medicina 2, alta intensità e stroke unit. Con degenza dei pazienti sospetti, il Santa Croce quindi non è più un ospedale no-COVID totale ma parziale. Noi consideriamo l'ospedale come il punto di eh, contatto, ma in realtà l'ospedale spesso è il punto finale del contatto perché i nostri dipendenti, i parenti, eh, i pazienti hanno la loro vita sociale. Stiamo facendo eh, il, a tappeto. Eh, il eh, tampone molecolare che è l'unico che ci dà la massima sensibilità lo faremo a tutti i ricoverati eh e ai dipendenti faremo di nuovo tutti i tamponi anche ai dipendenti quindi li teniamo con un monitoraggio più stretto rispetto a quello che prevede l'OMS di solito All'interno del Santa Croce sono stati garantiti percorsi separati sporchi, puliti per la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari i focolai riscontrati prima in cardiologia e poi in medicina e in gastroenterologia sono stati contenuti e continuano a rimanere sotto osservazione rimane anche il divieto assoluto di accesso ai visitatori abbiamo avuto il primo caso di di eh, indice di infezione da covid e questo ci ha costretto nell'immediato ad eseguire i tamponi a tappeto su tutti i pazienti ricoverati nella nostra unità operativa. Questo ha portato a mh, trovare otto pazienti positivi anche se asintomatici. Così domenica il reparto è stato isolato e a distanza di 24 ore, spiega la dottoressa Scarcelli, sono stati ripetuti i tamponi anche a chi era risultato negativo. Trattati tutti come pazienti in grado di sviluppare l'infezione, sono stati trasferiti in una zona filtro. Ci sono dei casi anche tra i sanitari? Nella mia unità operativa ad oggi non ci sono casi di, tra i sanitari. Già in questo momento stanno eseguendo i tamponi rapidi al personale. E io l'ho già fatto stamattina con il primo tampone e sono già risultata negativa. Riusciamo ad isolare subito queste infezioni e questo non deve essere un motivo per cui i pazienti che hanno davvero bisogno per altre patologie di rivolgersi al nostro ospedale deve, non deve essere un deterrente, devono venire perché è importante arrivare al momento giusto in ospedale per curare le altre patologie. Perché? Ed evitare, che si Ed evitare di arrivare quando ci sono dei quadri troppo avanzati che mettono a rischio di vita molto di più che magari l'infezione da Covid.